gol che ha consentito al Padova di battere tra le mura della Piani il temuto Cagliari. Siamo al 72esimo di gioco. Il Padova sta facendo pressing sugli avversari. Restelli rimette in linea laterale, Cerilli rovescia al centro e Coppola, il numero 11, segna con un preciso colpo di testa. È il tripudio sugli spalti, mentre la panchina bianco scudata tira un sospiro di sollievo. Dopo, nei lunghi minuti prima del fischio di chiusura, non c'è più storia, con il Padova che tira a sfiatare gli avversari ed infine a far melina. Il Cagliari, approdato sul rettangolo della Piani, quello che fu definito il portino di Nereo Rocco, era atteso con un briciolo di timore da un Padova battuto la domenica precedente dal Como. Invece i biancorossi hanno dato un'ottima prova di fronte ad un Cagliari irriconoscibile, nel quale sono clamorosamente mancati nel gioco Uribe e Piras, il primo marcato da Donati, il secondo da Canesi, due francobolli che hanno tolto il respiro ai cagliaritani di punta. E non solo Piras ed Uribe sono mancati, un po' tutta la squadra sarda ha girato a vuoto intorno ad un Padova il cui centrocampo ha impostato schemi ariosi con gioco manovrato in velocità nel vivo della retroguardia cagliaritana. Per l'allenatore dei Cagliari, Piddia, non ci sono mezze frasi per commentare la sconfitta. Nei nostri confronti, cioè, posso dire che abbiamo fatto una bruttissima partita. Se fino adesso la squadra aveva migliorato partita per partita, oggi veramente forse abbiamo raggiunto un limite così basso che nessuno di noi si aspettava. C'è stata una metamorfosi rispetto a domenica scorsa che non posso definire manco squadra quella vista oggi. Ecco, Uribe e Piras qui a Padova erano ritenuti un po' gli spauracchi, invece non hanno dato il meglio di quello che si attendeva qui. Ma adesso non posso dire solamente Uribe, io dico tutta la squadra non si è espressa ai livelli almeno normali di quanto ci possiamo esprimere noi. Ho visto un Padova determinato, un Padova che andava a 100 e noi che andavamo a 10. Ed eccoci col presidente del Padova, Antonino Pilotto. Dopo la doccia fredda di domenica scorsa ci siamo un po' tirati su, vero? Ma diciamo che soprattutto è una vittoria che ha convinto anche il pubblico, penso che anche voi che avete visto la partita è meritata, dunque è motivo anche di soddisfazione aver vinto meritatamente. Lei in panchina era sui carboni accesi, perché? Ma diciamo perché si vedeva che forse stavamo premendo di più e forse da un momento all'altro forse doveva arrivare al gol, abbiamo rischiato qualche attimo prima di segnare, però diciamo che è andata bene così, anche se si è sofferto un po'. Prima abbiamo sentito il presidente Pilotto più che contento, adesso sentiamo l'allenatore del Padova, Sereni. L'impressione è che ci sia un buonissimo centrocampo, ma che come punte siamo un po' scarsi. Comunque il gol c'è stato, abbiamo nuovamente vinto in casa. Un commento? Ma diciamo che è stata una partita, una vittoria voluta da tutti, una vittoria voluta anche dalle punte. C'è stato, diciamo, il gol di Coppola, c'è stata una mancata deviazione nel primo tempo. In altre due o tre circostanze si è visto anche Massi nel finale della partita, quindi direi che c'è da sperare appunto che questo Padova capisca, praticamente si renda conto proprio della sua forza e riesca anche fuori casa ad ottenere quel qualcosa in più che fino adesso ha diciamo meritato solo come gioco e non come, diciamo, volitività. Domenica prossima trasferta a Cremona, come vedete questa squadra? Ma sicuramente la Cremonese è una delle migliori squadre del campionato, ma io a questo Padova non trovo limiti di risultato. Quando gioca sa mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi mi auguro che anche domenica nel limite di quello che sarà l'impegno di tutti si potrà tentare di fare il risultato Cremona. E fare il risultato Cremona sarebbe veramente la convinzione che la squadra può fare qualcosa di buono in campionato.